Buongiorno, leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 1, versetto 16. Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. L'Evangelo non è una religione. Esistono svariate religioni, ma c'è un solo Evangelo. Tra religione ed Evangelo c'è una differenza sostanziale. La religione è opera dell'uomo, mentre l'Evangelo è dono di Dio. La religione è ciò che l'uomo fa per Dio. L'Evangelo è ciò che Dio ha fatto per l'uomo. La religione consiste per l'uomo nell'arrampicarsi sulla scala della propria giustizia con la speranza di incontrare Dio sull'ultimo gradino. L'Evangelo invece è Dio che ha sceso quella scala ed è venuto a noi tramite Gesù Cristo per incontrare noi peccatori sul gradino più basso. La religione è buona volontà. L'Evangelo è buona notizia. La religione fornisce buoni consigli. L'Evangelo è annuncio gioioso di perdono, di salvezza e di vita. La religione prende l'uomo e lo lascia com'è. L'Evangelo prende l'uomo com'è e ne fa ciò che deve essere. La religione riforma all'esteriore. L'Evangelo trasforma nel profondo. La religione netta in superficie. L'Evangelo netta il nostro interiore. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Tutte le religioni hanno un Dio, ma uno solo è il vero Dio, colui che ha creato i cieli e la terra e che si è rivelato nella Bibbia. Romani capitolo 3, versetto 30. La tua fede è semplicemente una religione o è l'incontro con l'amore di Dio che ti salva in Cristo? Bene, rifletti e che il Signore ci benedica.